Buongiorno a tutti, allora oggi altre creazioni. Ho riprovato a fare il metodo, una tipologia diciamo di effetto Petrich con un po' di trasparenza come ha fatto Daniel Cooper. Avete visto già un video precedente dove purtroppo non mi erano venute perché semplicemente quando versavo il colore in colore ad alcol i miei tendono ad unirsi, invece a lui rimanevano distanti. Se vi siete persi quel video, perché comunque sono venute belle le creazioni, ve lo lascio qui sopra. Ho riprovato a farlo e facendo un po' catalizzare la resina prima di mettere i colori ed effettivamente sono stati più separati. Però dopo avrei dovuto iniziare prima a fare i ghirigori e lì è stata proprio una tragedia, quindi io non so lo schifo che sia avvenuto. Ho scoperto tra l'altro una cosa, che lui sotto usa un tappetino termico, cioè quindi quando lui procede con le lavorazioni che dice che non fa, non aspetta, però in realtà c'è il tappetino termico, quindi la catalisi a lui gli si anticipa, quindi è difficile che venga come lui, quindi bisogna fare un po' degli accorgimenti. Io ho provato in questo modo e adesso vediamo un po'. Non sapevo di questa cosa, anche perché quando traduci i video, no, c'è in alto qui da tradurre, le frasi a volte non sono proprio di senso compiuto. Però dopo ieri mi è ricascata all'occhio perché avrò visto quel video, non so, 50 volte per capire se sbagliavo qualcosa io. E non in quel video, ma in un altro, che la tecnica è sempre quella, e ha detto questa cosa. Infatti, lui sotto c'è un tappetino, ma non pensavo fosse termico. Cioè, vabbè. Allora, iniziamo subito. Dai, iniziamo da queste. Ripeto, l'unica pecca è che avrei dovuto fare prima i ghirigori. Però man mano, come ben sapete, io sono testarda e man mano andrò a perfezionare la tecnica. Vediamo un po'. Ah, qui l'effetto Petrich praticamente non si vede, però effettivamente qui e qui la trasparenza era rimasta. E questo è uscito così. Poi proprio il Petrich ci avrò messo il bianco. Cioè, piatto piattissimo, boh, va a capire. Poi vediamo, speriamo che non siano tutti così. Sai che sto stampo sta andando perché mi si sta attaccando la resina alla, vabbè, se avete capito. Scusate, sono la mattina, sono le 6, mi sono appena svegliata. Sapete, io faccio sempre video, scopriamo appena mi sveglio prima di andare a lavoro, quindi sono mezza addormentata ancora. Vediamo questo. Anche qui l'effetto Petrich è molto lieve. Ah, questo qui sì, non riuscivo a fare i ghirigori, quindi ho mescolato il tutto. Quindi questo sapevo che veniva una cagata. Detto proprio in palore, povere. Vediamo questo qua. Ma devo, io il bianco l'ho messo. Cioè l'effetto Petrich proprio zero praticamente. Molto bene. Poi, no, cioè, se sono tutti così mi dispiace. Vediamo questo. Boh, a capire perché. Scusa, qui è unto, non so perché sia unto, però va bene. Dopo lo vado a pulire. Untissimo sto stampo. Quest'altro così. Qui mi era rimasto molto trasparenza, però io ho detto guarda, lo lascio e vediamo che succede. Però qui l'effetto Petrich, cioè non si vede per niente. Ma non lo so.
Poi vabbè, qui c'era uno scartino, mi era rimasto un po' di nero dove ci ho buttato, ci ho schiaffato un po' di flakes, che tanto non si vedranno. Ah no, si vedono. Vabbè, un cuoricino così. Carino. Questo non c'entra niente. Poi vediamo un po' questi qua. Oh oh. Andiamo da questi qua. Vabbè, qui mi è andato un po' di nero. Allora, come vedete, i colori effettivamente sono divisi, ma non mi ha fatto l'effetto pitrish. Cioè, bene o male, in questi qua, cioè, non usciva questo. Adesso perché gli sto montando questo qui, cioè, boh. Vediamo questo. Qui sì, un po' un lieve pitrish si vede. Non so perché qui nel mezzo è così. Forse questo è il più decente che mi sia venuto, pensate agli altri. Poi vediamo le goccioline sempre fatte in maniera simile per poter creare degli orecchini. Cioè, ma guardate, ma perché mi si sta facendo questa cosa qui? Vedete nella parte centrale come se non si fosse catalizzato e sono stata a mescolare. Boh. No, ma la cosa strana è che non mi è venuto per niente il pitrish. Cioè, incredibile. Vediamo sto cuore. Non confido neanche in questi qui grandi a sto punto. Ma perché mi ha fatto così? Riniziamo, a me sempre arriva quel periodo dell'anno che nella parte centrale mi fa così. Ma non... come si dice? Non è appiccicoso. Questo poteva essere anche carino. Vai. Molto male. Vediamo questo. Questo già va molto meglio. Qui ho messo appunto lo sfondo nero, l'effetto pitrish qui si vede. E questo diciamo che, ok, dovrebbero uscire così in poche parole. Quindi questo è l'unico che per il momento si salva. Molto vile. Vediamo quest'altro. Quest'altro, niente, l'effetto pitrish proprio piatto. Non è brutto, ma non c'entra... Doveva uscire l'effetto. Chissà perché. Ma poi vediamo questi qui. Dai, ci può stare. Si vede un po' qui sì, il pitrish qui attorno, quindi questo ci sta. Qui mi pare che ho usato il sapphire e il lime. Quindi diciamo che questo va bene. Un po' il discorso delle tempistiche, direi sì, di aspettare prima di mettere i colori, a meno che non avete un tappetino termico. Però adesso devo capire il problema dell'effetto. No. Allora, questo qui è quello che ho fatto l'altra volta, ho usato gli stessi colori perché mi è piaciuto tantissimo, ho già fatto una collana e c'ho un video dove montiamo le creazioni insieme, che vi pubblicherò prossimamente, e quindi ho usato questo cerulean tipo e il peacock, però è venuto così piatto. Non c'è niente del pitrish. Ritentiamo a tirare fuori questi.
Cioè, è asciutto qui. Vabbè, comunque non è riuscito l'effetto, molto bene. Questi, vabbè, sono delle cose da buttare via. La resina che mi è caduta. E tiriamo fuori quest'altro. Cioè, ma guardate, è incredibile sta cosa. Perché mi si attacca così? Cioè, ma me lo spacchi lo stampo. A parte che la creazione è totalmente rovinata, ecco. E questo qui l'avevo fatto nella stessa versione di questo, perché è un mix di quello che mi piace, però così, molto bene. Dai, video alquanto breve. Allora, queste sono le creazioni. Allora, quella più bella è sicuramente questa. No, vabbè, questa qui, dai. E questa qui sono quelle che effettivamente sono venute, quindi ritardando l'inserimento dei colori, effettivamente rimangono più separati, però nel contempo bisogna che anticipi il fatto dei grigori, perché io dopo ho riaspettato altri tre quarti d'ora, dopo che chiaramente la catalisi era andata avanti, quindi ridurre anche quella, però adesso capire perché non mi è venuto l'effetto Petrich. Ma questo non me lo so spiegare. Se avete voi qualche idea, fatemelo chiaramente sapere. Riproverò a farlo adesso prossimamente perché voglio capire. E quindi niente, questo è tutto. Magari proveremo a farlo insieme. Mi studio una, perché io ve lo vorrei far vedere nel momento in cui ho il procedimento corretto sulla base delle mie tempistiche. E se no, farlo sulla base delle tempistiche di un altro, c'è il rischio che non venga bene dopo. Non mi piace. Quando voglio fare un video completo, quindi dall'inizio alla fine, voglio che sia fatto con rigor di logica, insomma. Quindi adesso vediamo un attimo, devo capire bene quest'ultima cosa praticamente. Non so se sia stato un caso, presumo di sì, non mi è mai capitato che mettendoci il bianco, Madonna, non è che avrò messo il crema. Mi viene adesso il dubbio. Però dai, sono così tonta. Perché ho usato i colori quelli dell'Alimino e lì ci sono dentro i bianchi e i crema. Non vorrei che per sbaglio, però no, in questi qui no. Boh, mi viene giusto questo dubbio. Comunque, ripeto, riproverò a farli e se vengono bene faremo insieme il video completo. Questo è tutto, fatemi sapere che cosa ne pensate. Se avete consigli, come vi dico sempre, datemeli. E ci vediamo presto. Ciao ciao.